che c'è un giro d'affari di circa 100.000 euro al mese tra transazioni effettuate presso esercizi commerciali e transazioni effettuate presso sportelli bancomat. E questa è la valutazione fatta dai carabinieri della compagnia di Desenzano sulla consistenza del giro d'affari prodotto da bancomat e carte di credito clonate nella zona del Basso Lago. Una cifra stimata sui dati forniti da banche e utenti truffati circa le spese sostenute con le carte e il contante prelevato agli sportelli. Numeri che testimoniano un fenomeno endemico e in crescita che ogni anno, tra aprile e settembre, registra un'impennata sulle sponde del Benaco, nonostante l'impegno delle forze dell'ordine. Fondamentale nell'azione di contrasto è il contributo di tutti. Di aver maggior scrupolo quando effettuano prelievi di bancomat e quando soprattutto notano che lo sportello bancomat è alterato, chiamare immediatamente le forze dell'ordine che procederanno poi a fare una serie di indagini al fine di acclarare gli autori del reato. A testimonianza degli sforzi dei carabinieri, 5 arresti degli ultimi giorni. Gli uomini della stazione di Sirmione hanno risposto alla chiamata di alcuni automobilisti che hanno visto diverse persone aggirarsi attorno ad uno sportello bancario. Una volta sul posto, hanno intercettato 2 delle 4 persone segnalate, entrambi rumeni, e scoperto uno skimmer su una macchinetta che distribuisce contanti. Nelle stesse ore, i colleghi che fanno capo alla compagnia di Desenzano hanno intercettato un'auto con a bordo 3 francesi. Addosso avevano alcune carte contraffatte, 1.500 euro in contanti e numerosi capi griffati acquistati in alcuni negozi di Peschiera del Garda.